Ciao a tutti ragazzi, inizio questo video facendovi una domanda, ossia se voi doveste cambiare la vostra macchina e considerando il budget che dovreste avere a disposizione, quale macchina comprereste? È proprio per questo che quest'oggi ho aperto AutoScout sul mio computer e voglio chiacchierare un attimo un po' con voi su quello che offre il mercato automobilistico, ma soprattutto su quelle che potrebbero essere le mie possibilità, la mia risposta a questa domanda. Nel caso non li aveste ancora visti in merito a questo argomento, vi linko qui sotto due link in descrizione relativi a due miei video vecchissimi, ma penso ancora validi, nei quali davo consigli su come acquistare auto o moto usate evitando fregature. Ecco ragazzi, sono quindi sul sito di AutoScout. La primissima cosa che vi farei vedere è una cosa molto interessante, perché è questo servizio che viene messo a disposizione sul sito di AutoScout, che permette di valutare la propria auto inserendo la marca, ovviamente l'anno, facendo il caso appunto della mia, il modello, i chilometri, il carburante, quindi la motorizzazione e così via. Ci va a rilasciare un prezzo medio tra tutti gli annunci appunto presenti su AutoScout, con un minimo, un massimo e appunto una media. Facendo così è molto importante, perché prima di mettere in vendita la propria auto si riesce a capire un attimo qual è il prezzo di mercato, senza sparare cifre assurde, quindi poi non riuscire a vendere la propria macchina e senza invece mettere la cifra troppo basse e quindi regalarla in un certo senso. Quindi ad esempio vado a inserire il mio chilometraggio, sono il proprietario, valuta gratis, e come vedete in questo caso i dati aggiornati al 22 febbraio viene valutata una media di 10.200, con un massimo di 10.900 e un minimo di 9.500. Facendo così io riesco a sapere appunto all'incirca a quanto posso vendere la mia vettura. Nulla toglie che possiate metterla a 15.000 o a 8.000. Facendo così però o ce andate a rimettere o non la venderete mai. In questo video ragazzi ho deciso di non tagliare tante parti, quindi voglio farlo molto semplicemente, come se fosse una sorta di chiacchierata tra amici, tra appassionati. In questi giorni stavo cercando, o meglio mi stavo informando a grandi linee su quello che può essere il costo di una Giulia, anche perché usata, anche perché ho visto che si è abbassato tantissimo il prezzo di acquisto dell'usato, soprattutto per i primissimi modelli, il 2002 150 cavalli diesel, acquisto che vi sconsiglio soprattutto se abitate in una città come Milano, anche perché con quello che è il discorso dei diesel, la guerra al diesel, non è assolutamente un acquisto consigliabile. Io vado a mettere l'anno, anche perché sennò mi vengono fuori tutte le Giulia degli anni 60 e così via. Andiamo a inserire il cap, mettiamo ad esempio, non so, Arconate, 200 km, quindi in questa zona, nel nord Italia, zona Milano appunto. Prezzi non ci interessa, andiamo a vedere i risultati, vediamo un attimo cosa salta fuori. La primissima cosa, ordino, prezzo crescente. Ecco, come potete vedere si riesce ad acquistare con 12.000 euro, quindi praticamente il prezzo della mia Giulietta, una Giulia di questo tipo, no? Grigia, bel grigio con i cerchi, tra l'altro quelli nuovi da 19 pollici, 12.000 euro con 90.000 km, 150 cavalli diesel. La cosa però interessante è che il motore è da rivedere. Questa parola significa tante cose, quindi state attenti quando trovate motore da rifare, motore da rivedere, motore rifatto, eccetera, 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 eccetera. Andateci in punta di piedi, perché non si sa mai che cosa sia successo a quel motore.
Salendo un pochino sui 15.000-15.009 troviamo vetture già con tanti chilometri. Qui già intanto ci iniziamo ad avvicinare 80.000 km, quindi non è male, tra l'altro del 2016. Questo per dirvi appunto che si è svalutata tantissimo e si riesce a trovare a prezzi davvero interessanti. Se fate tanti chilometri e non avete problemi di ZTL, questo è sicuramente un acquisto consigliato. Considerate che quando andrete a rivenderla difficilissimamente riuscirete a venderla allo stesso prezzo o anche intorno alla cifra che l'avete pagata, ma si abbasseranno davvero di tanto, come appunto è successo. Considerate che è una vettura che da nuova veniva venduta optional più optional meno a 36.000, 35.000, 30.000 euro. Nel giro di così pochi anni, stiamo parlando di solamente 3-4 anni, è scesa di più della metà praticamente, quindi attenzione. Discorso diverso invece è per quanto riguarda i benzina, che è la cosa che più interessa a noi comunque. Come potete vedere, qui già saliamo a 29.000 euro. Passiamo appunto dai 16-15.000 dei diesel a 29.000 euro. 30.000, questo è un acquisto sicuramente interessante, non per le pinze gialle, amarissime. Abbinate bene però questo blu. Però è un acquisto molto consigliato perché è comunque una macchina che difficilmente perderà così tanto valore come i diesel in futuro. Con 19.500 km, quindi usata pochissimo, il motore 2000 benzina, un gran bel motore, 200 cavalli sì, si sentono, non tantissimo perché comunque non pesa poi pochissimo, però sicuramente interessante. Cosa più interessante che invece volevo farvi vedere è la quadrifoglio, sia Stelvio che Giulia, ma soprattutto Giulia, perché Stelvio non sta perdendo tanto valore perché comunque è tanto acquistato anche da nuovo in concessionaria in quasi tutte le motorizzazioni. Giulia invece è davvero calata. Io mi ricordo quando lavoravo in concessionaria che la maggior parte dei clienti che entrava in salone chiedeva di Stelvio, non di Giulia. Allora andiamo a inserire invece appunto potenza da dovrebbero essere 325 kilowatt, ma noi mettiamo cavalli che ci viene anche più comodo. Come potete vedere, Giulia quadrifoglio verde 510 cavalli automatica viene 46.800.